E alla fine è arrivato l'esonero di Sottil, dopo le dichiarazioni di ieri, che aveva detto: se i tifosi gridano la proprietà di spendere e la proprietà non spende, io cosa ci posso fare? Io mi aspettavo già ieri sera l'esonero, invece è arrivato oggi in giornata. Che dire? Mi dispiace che non può non ha tutte le colpe Sottil, perché se a te ti vendono Becao e Beto, incasso una cinquantina di milioni e ti comprano nessuno, i miracoli non li puoi fare. Sottil paga un calciomercato ridicolo dell'Udinese, vediamo chi prenderà il suo posto, però è già il terzo allenatore che cade in questa sera, dopo Zanetti, Paolo Sosa, ora tocca a Sottil, vediamo chi prenderà il suo posto. Il prossimo, secondo me, quasi all'esonero è quello di Ranieri, dipende le ultime partite di Claudio, perché se Claudio Ranieri fallisce anche la prossima, l'esonero mi sembra più che scontato. Ci vediamo alla prossima, ciao!